Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha. Finalmente iniziamo una nuova serie, Assassin's Creed Syndicate. Ragazzi, sono sicuro che sarà un giocone, ma prima di iniziare vi chiedo di supportare questa serie magari lasciando un bel mi piace. Ragazzi, sono felicissimo di portarvela con così tanto anticipo. Penso di essere uno dei primi al mondo, comunque sicuramente il primo in Italia. Quindi ragazzi, ditelo agli amici, stiamo per iniziare Assassin's Creed Syndicate. Mi piacerebbe superare i 20.000 mi piace per questo primo episodio, veramente sarebbe un sogno. Ma adesso iniziamo a giocare. Il passato è nelle tue mani. Abstergo. Sì, viva l'Abstergo, viva i Templari. A parte gli scherzi ragazzi, sarà interessante vedere se porteranno avanti la storia contemporanea di Assassin's Creed. Ciao iniziato. Da poco la ricerca storica Abstergo ha lanciato nuovi progetti a Londra. Sappiamo entrambi che se l'Abstergo si muove, i Templari tramano qualcosa. Pensiamo che siano sulle tracce di un nuovo frutto dell'Eden. A Londra lo stiamo già cercando. Vescovo, Jacob e Ivy Fry sono gemelli. Non è grandioso? Parli del diavolo. Usa la videocamera, Becky. Ho l'immagine. Hai un tempo previsto? Sto inviando. È tanta roba. Metterò subito gli iniziati al lavoro. Sei strano con un'arma. Ora metto un piccolo virus e poi vedrai anche tu. Ho qualcosa. Isabella Ardant ha un incontro qui fra poche ore. Non so con chi. Davvero non sai con chi, Rebecca? Se solo lo volessi, lo potresti scoprire. Calmatevi, la missione è trovare dati su un frutto dell'Eden a Londra. Fatto. E ora voglio proprio provare il nuovo kit. Detesto quando prendono iniziative. Ah. Bene, non resta che fare un bel respiro e continuare. Dovrai cercare il frutto dell'Eden nelle vite di Jacob e Ivy Fry, due gemelli assassini della Londra vittoriana. Il primo set di ricordi genetici è pronto. Buon lavoro. Wow, che figata. Mi dirai che è un rischio enorme, che non è tempo di agire. Mi consiglierai pazienza. Ma mentre indugiamo, i Templari diventano più forti. Il loro Gran Maestro è così spietato e abile da far impallidire niente meno che il fu Reginald Birch. Si chiama Crawford Starrick e intende controllare il mondo. Tira i fili di ogni strato della società. Nessuna industria sfugge alla stretta della sua morsa. Di giorno operano i suoi mercanti corrotti e politici senza scrupoli. Di notte, una banda pericolosa nota come Blighters semina il terrore tra gli abitanti. Il suo veleno contamina ogni affare e sfrutta tutti, o con l'inganno o con la forza. Ho paura che il nostro nemico voglia arrivare ben più in alto. E così, a ben vedere, e lo dico con orrore, posso riassumere le mire di Crawford Starrick in un motto: ai regni e ai continenti ancora liberi, ancora per poco, perché lui sa bene, come ho scritto più e più volte, che chi controlla Londra controlla il mondo. Oh ragazzi, come inizio io direi niente male. Il ferro parte da qui. Il templare che lo gestisce è Rupert Ferris, nostro primo bersaglio. Ah, ferro Ferris. Sir David Brewster. Ha per le mani qualcosa che potrebbe farci perdere la guerra. Voi pensate di farcela? Che domande. Oh, giusto.
Chiedo scusa. Signore e signori, i temibili gemelli Fry. Solo questa sera al Covent Garden. George, sul serio, ho studiato la pianta del laboratorio e conosco ogni uscita. E io ho tutto ciò che mi serve. Proprio qui. Porgerò i tuoi saluti a Ferris. A più tardi, George. Il treno ci chiama. Jacob! Vivi! E il credo mi guidi, vagabondi! Povero uomo, vive nella paura. Sono stati anni duri. Vivi, Fry, questa da dove ti viene? Piantala subito, Jacob. Divertiti. Non morire. Intende continuare. Sta disturbando gli altri operai. Fatelo tacere e aggiustate quella macchina. Voglio dell'audano per il mal di testa. Non te preoccupare, che mo te lo portiamo. Oh, siamo sintonizzati. Vabbè ragazzi, siamo pronti. Rupert Ferris è il nostro primo bersaglio. E siamo tipo in un'acciaieria. Comunque ragazzi, inizia adesso ufficialmente il nostro Assassin's Creed Syndicate. Ho veramente un sacco di emozioni in me in questo momento, perché sapete che questa è una saga a cui tengo molto. Ragazzi, iniziamo. Dobbiamo andare a prendere il nostro primo templare. Facciamo un po' un excursus su dove siamo e perché siamo qui. Ovviamente ragazzi, se avrete seguito tutte le mie anteprime, sapete che questo Assassin's Creed è ambientato nella Londra vittoriana. Londra vittoriana particolarmente suggestiva per me. Sapete che quando giocavamo ancora a Assassin's Creed Unity, quando era stata annunciata la possibilità, allora si chiamava Assassin's Creed Victory, veramente ragazzi ero impazzito, perché è un'ambientazione questa che mi piace tantissimo. Cosa credi di fare? Aprire una porta. Non si entra né si esce, a meno di problemi. Ah vabbè. Fermo le macchine. La porta si apre e posso arrivare a Ferris. Ok, quindi sabotiamo tutte le macchine. Vabbè, non è un problema per noi. Tanto che noi giriamo volando tra l'acciaieria, nessuno ci dice niente. Cominciamo a sabotare. Vedete ragazzi qui che lavorano come schiavi, purelli. Guardate quei bambini ragazzi, poi ci torneremo, perché prima vi voglio un po' fare un'infarinatura sulla situazione in cui ci troviamo, in che periodo storico avviene la vicenda, in modo tale da capire meglio le situazioni che ci circondano. Tra l'altro adesso gli abbiamo spento i macchinari e nessuno ha detto niente, vabbè, giustamente. Quindi ragazzi, per me è veramente un motivo di felicità poter fare insomma una serie di questo tipo, perché darà spazio ai nostri momenti didattici che finalmente torneranno. Ecco, infatti ragazzi, vorrei impostare questa serie in maniera vecchio stile, quindi avete visto non c'è la facecam, parleremo, giocheremo, vi darò un sacco di approfondimenti come piace a noi. Tanto mi viene da pensare una cosa, bel cappello intanto, ma perché qua non fa... Guarda, stanno tutti fermi, ragazzi, c'ha ragione allora il signor Ferris a essere arrabbiato, a trattarvi male. Cioè non lavorate, a parte quelli in basso che spalano carbone, cioè questi in alto non fanno niente. E c'ha ragione, mi fate un cacchio dalla mattina alla sera. Che cosa succede? Chi di voi è il responsabile? Noi non c'entriamo, lo giuro. Sta dicendo la verità? Vi impiccherò le ciminiere per Oh, buono con le parole, eh. Qua ci pensa Jacob Frey. Tu chi sei? Un ispettore sanitario. Quest'uomo è morto. Ecco. Dai ragazzi, facciamo questa parte, tanto penso che sia un tutorial. Se avete appunto visto le varie anteprime, vi avevo detto che Jacob Fry, ma anche Ivy, sono dei personaggi secondo me riusciti, perché vedete quanto è spavaldo, sbruffone. Cioè sta battuta, vabbè, stupida, però fa ridere. A proposito di battute stupide ragazzi, ci avete pensato che il signor Ferris controlla il ferro? Allora, se quell'altro temporale è il signor Bustel, dovrebbe controllare i Bustel. Le battute di Max. Mamma mia ragazzi, sto troppo in palla. Cioè sono troppo felice di iniziare questa serie. Poi la iniziamo talmente tanto prima.
non gli possiamo fregare niente nelle tasche. Tanti, guardate come sono impauriti dalla mia presenza, tremate, eh? Vi sto liberando, tutti con lo stesso cappello, Vabbè, insomma, andiamo ragazzi, sono veramente felicissimo, sta andando tutto alla grande e spero, insomma, che questa serie vi piaccia. Guardate questi fumi come inquinano la città di Londra, però iniziare in questa... Eh sì, dai, andiamo più in alto possibile in modo tale da magari anche sincronizzare la mappa, perché come potete vedere non c'è niente. Cioè ragazzi, iniziare in queste zone... Oh, non possiamo salire, guardate, hanno messo degli spunzoni. Ah, intelligente sta cosa, quindi mi sa che ci dovremo spostare a piedi. Ci sono due cose ragazzi che appunto vi voglio dire fortemente, spero che il mio cervello ci riesca in una puntata. La prima è, come vi dicevo, non credo che sia un caso che abbiamo iniziato in un'acciaieria, ma che adesso per esempio il gioco ci ha fatto vedere tutti questi fumi che oscurano, comunque sporcano il cielo di Londra, perché siamo appunto nella Londra vittoriana in piena rivoluzione industriale e questo è stato un periodo particolarmente florido per appunto per l'Inghilterra, per Londra stessa, per la città. Però ragazzi c'è appunto uno sviluppo industriale veramente incredibile. Guardate che bello il cielo rigato dalle ciminiere. Oddio, è un po' meno bello dal punto di vista ambientale, però GG, che cazzo ce ne frega. Noi stiamo comunque vivendo un ricordo nell'Animus. Ok, individuazione. Ragazzi, più o meno le... diciamo lo stile di gioco, le tematiche del gameplay sono rimaste sempre le stesse. Ci sono dei miglioramenti tipo il combattimento, alcune situazioni, ma comunque le scopriremo più là. Adesso ragazzi a me mi interesserebbe appunto parlarvi di questo, cioè non è un caso appunto che abbiamo iniziato lì. E avete visto quanti bambini ci sono? Questa è una tematica che secondo me ragazzi riprenderemo anche più là nel gioco. L'abbiamo visto nell'acciaieria, li vediamo qua, intanto io direi di intrufolarci. Ma... oh, sta buono, sta buono. Allora, dobbiamo uscire davanti a tutti, sì, così. Comunque, ragazzi, in un periodo come questo, di forte sviluppo industriale, in quei periodi, ragazzi, pensate che era una usanza comune l'impiego di bambini all'interno delle industrie, quindi nelle miniere, nelle acciaierie, nei siti di carbone. Insomma, ragazzi, è ricostruito veramente in maniera fedele sta cosa, di questo sono veramente contento, ma sappiamo che Assassin's Creed su questo punta molto. L'altra cosa che vi volevo dire, non so se avete fatto caso, ma mi avete insegnato, anche tanto deprediamo per metterci da parte un po' di soldini, durante le altre serie che abbiamo fatto di Assassin's Creed, di avere un occhio un po' di riguardo su tutto quello che succede, non solo su quello che viene detto. Avete fatto caso che nella sequenza iniziale, quella... dove eravamo impegnati nel momento contemporaneo di Assassin's Creed, nella storia moderna, abbiamo ritrovato Sean, abbiamo ritrovato Rebecca, diciamo due del team originale che ormai si è sciolto, diciamo, in tantissimi sensi, poi vedete la voi. Avete fatto caso che c'è stato, quando stavano al computer, c'era la lista dei templari British, insomma, inglesi, e c'era anche Adam Kenway, avete visto? Boh, è una chicca. E l'altra cosa, tanto siamo entrati dentro, sto cercando di giocare in maniera un po' più stealth, ragazzi, in modo tale da poter chiacchierare un po' di più, perché se poi impegno la mente a pistare di botte i nostri nemici, poi mi distraggo. E la seconda cosa, ragazzi, che è molto figo, è, magari tornate indietro e ve la rivedete, quando inizia viene mostrata una mappa e c'erano il simbolo dell'Abstergo e il simbolo degli assassini. Io ho fatto caso che in Francia c'era il simbolo dell'assassino, quindi Assassin's Creed Unity. Negli Stati Uniti c'era il simbolo dell'assassino, quindi Assassin's Creed Black Flag, per esempio, no? Insomma, tutti i posti che abbiamo già visitato, per esempio anche l'Italia, c'era il simbolo degli assassini, mentre il simbolo dell'Abstergo era in tutti i punti in cui, insomma, in teoria, secondo il gioco, ci dovrebbe essere la presenza dei Templari. Quindi, per esempio, se tornate indietro, vedrete che in Inghilterra, nella posizione di Londra, c'è il simbolo dell'Abstergo. Che sia uno spoiler per le prossime... che ne so, per i prossimi capitoli, che ne so. Mo già ragazzi stiamo a fare le pippe mentali e il gioco, abbiamo iniziato a giocare magari da 10 minuti. Però, sempre cose fighe ragazzi, che vale la pena parlare. Vedete, un bambino sta lì a spazzare per terra e quindi questo vi convalida il fatto che Mike vi dà solo momenti didattici veri e interessanti, che era appunto lo sfruttamento minorile durante la rivoluzione industriale.
Io ragazzi ho avuto già l'opportunità di potermi muovere all'interno della città. Sapete che ho fatto diverse prove di questo gioco. E vi posso assicurare che la città è, no, viva di più. Ma a parte già vedete quante persone sono qui impegnate in questa industria. Però cercherò ragazzi, visto che abbiamo talmente tanto anticipo rispetto all'uscita del gioco, cercherò anche di farvi vedere un po' il free roaming di questo gioco. Comunque quando si è in città, le attività che si possono fare e come ci si muove in città. Poi spero ragazzi di sbloccare il rampino il prima possibile, in modo tale da veramente cambiare il gioco da così a così. Ma questo già ve l'ho detto. Tanto pulisci bene, noi siamo quasi arrivati. Signor Ferris, mi metto il cappello per ucciderla, no, pistarla di botte no, però ucciderla sicuramente. L'industriale, che poi era lo stesso del trailer, non so se l'avete mai visto. Signor Ferris, c'è un ragazzo che dovrebbe essere medicato in farmacia. Bene, decurtategli la paga. Sì, ah sì. Madonna, oh, e chi sei, oh? Sei proprio, a parte tirchissimo, ma minchia, oh, sei proprio lo schifo all'umanità. Aim. Arriverà la resa dei conti, signor Ferris. Eh già. Certo ragazzi, mo che ci penso, no? A proposito, parliamo dei ferro, acciaieri e tutto il resto. Qualche tempo fa vedevo un servizio su... Vedi ragazzi, le acciaierie, diciamo che non è che sono proprio la cosa più pulita proprio dal punto di vista ambientale, no? Ma poi se ho visto un servizio su... che era un'acciaieria, non era l'Ilva, ma era... oddio, non me lo ricordo. Ma comunque ragazzi, cioè pensate quanti morivano in sto periodo per i fumi che magari che respiravano. Cioè se pensate che è un problema ancora attuale oggi, figuratevi quanti ne morivano al tempo. Ok ragazzi, che forse è tutto collegato il fatto che comunque a quei tempi le aspettative di vita comunque voi sapete che oggi magari c'è un, non lo so, una mortalità, però magari si vive mediamente un tot di anni, in quei tempi no. Per esempio ai tempi di Gesù, cioè se moriva proprio giovani. Ma poi, a parte, ai tempi di Gesù ragazzi eravamo tutti più bassi. Non so se lo sapete, ma questa è una cosa proprio genetica che è cambiata a livello di... insomma, con lo sviluppo, bla bla bla. Comunque, ci sono diversi punti di accesso. La cosa che mi fa un po' strano è che non ci hanno dato delle possibilità. Penso che qui il nostro Jacob stia agendo autonomamente. Gentile signore, comunque, siamo arrivati, sono lieto di informarvi del fatto che ho adesso... Ma che sozza, io! Non parla in inglese, stupido. ...che ci permetterà di costruire numerosi treni. Mi merito il cavaliato. No, e questo non scrivetelo. E prendi questo! Mamma mia, ragazzi, come l'ho preso da dietro. Ho giocato alla grande, eh. Si vede che sta in forma oggi, cacchio. Troppo pro. È finita. Oh... cosa credi di aver ottenuto, ragazzo? Intanto t'ho ucciso. Hai allentato un bullone della macchina di Starrick. Un grande bullone. Ma non basta. Il Gran Maestro cadrà. Voi assassini potete anche accerchiare Londra interamente. Ma la macchina che noi abbiamo creato opera da centinaia di anni. E durerà per millenni. La macchina è la città stessa. Noi vi strapperemo Londra dalle mani. Da Croydon vivete nell'ombra come codardi. Io ne dubito. Rip. Diglielo, diglielo. Requiesca in pace. Dai, diglielo. E non glielo dice, vabbè. Quanto era più figo Ezio, che almeno portava gli ossequi ai morti. Comunque ragazzi, è stato interessante sentire queste cose, perché ci ha proprio fotografato la situazione in cui ci troviamo. Guarda com'è morto, come in cui ci troviamo all'inizio. Quella non gliene frega proprio un cacchio, è morto, vabbè. Pace all'anima sua. Vabbè, perché effettivamente Londra è in mano ai Templari. Proprio c'è il Gran Maestro Templare, il signor Starrick. Starridge, il signor Starrick, che è un po' un despota, un massone, e appunto governa la città proprio col pugno di ferro, ma proprio controllano tutto.
L'oppressione deve finire un po' il... diciamo il motto di questo Assassin's Creed. I Templari... scusate. Cercheremo in questo gioco di appunto sovvertire questa tendenza di dominio dei Templari. Però appunto il signor Rupert Ferris ci ha proprio fotografato la situazione, perché al momento noi assassini siamo veramente, oltre in minoranza, ma completamente soggiogati a questa situazione. Ti butto giù. O Bud Spencer e Terence Hill. Quindi ragazzi, è stato molto interessante, unito all'inizio al prologo che abbiamo visto, che ci ha spiegato proprio interamente la situazione, quali sono i loschi affari di Starrick, che tra l'altro è un hipsterone, avete visto, col capello tirato in giù, tutto gelatinato, i baffoni, assomiglia a Pinna. Vabbè, dobbiamo abbattere quelli lì, gli tireremo dei coltelli, come è giusto che sia. Fratello coltello, manca l'ambulanza sta puntata, ragazzi, non è che siamo tornati vecchio stile, proprio di più. Siete arrabbiati, amici? Beh dai, poteva andare sicuramente peggio. Bene, questa era una fermata imprevista. Non so perché ragazzi, ma adesso ho un déjà vu clamoroso. Non vi ricorda un po' la scena di Uncharted 2? Beh, a parte ragazzi, quando vedo un treno così, Uncharted 2. Ok, andiamo su o giù? Giù. A morire, perché devi andare giù Jacob? Questa me la dovrai spiegare un giorno. Ok, saltiamo. Dobbiamo arrivare lì. Non comprendo il perché. Quando stavi appeso potevi semplicemente andare verso l'alto. Ma no, tu sei un pazzo. Salvati Nathan Drake. Su. Comunque ragazzi, questa prima puntata ci ha dato un sacco di spazio alle chiacchiere, eh. Vivi. Ok, sì. Vivi, vivi. La prossima volta andrò a piedi. Che cazzone. Vabbè ragazzi, dai, io direi che per questo primo episodio su Assassin's Creed Syndicate possa essere tutto. Veramente, facciamo esplodere questo video ragazzi. Lasciate tanti mi piace, supportate questa serie, anche perché siamo i primi in Italia a portarlo. Quindi avvertite tutti gli amici. Vi volevo dire ragazzi, tra l'altro, che faremo una puntata alle 14 e una puntata alle 16 di questo gioco. Quindi ragazzi, da domani iniziamo proprio pam pam, vecchio stile. Per il resto ragazzi, vi do appuntamento ai prossimi video. Lasciate tanti commenti, fatemi sapere che ne pensate. Lasciate tanti mi piace. Un saluto a tutti, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.